Non possiamo fare niente. This call is recorded. Presidente, siamo in registrazione. Sì. Procedo con l'appello. Ora è 11:48. E per una volta ti scrivere ora. Arei su. Presente. Cannella. Presente. Limuli. Presente. E chi di qua? Arianna Amaro, Arianna di questo, vabbè. Presidente Paraventano. Presente. Sì. Presente. Sì, presente. No. Presente. Pernice. Presente. Ci sono le cose. Consigliere Sino è presente. Presente, presente. Susino. Presente. Tumbarello. Presente. Valenti. Consigliere Valenti. Assente. 29. E allora, verificata la presenza di un numero legale, propongo come scrutatori consigliere Aresu, Nona e Sino. Che è d'accordo? Alzi la mano o dica di sì. Chi non è d'accordo deve essere d'accordo con te. Com'è? Approvato a maggioranza? Approvato in maggioranza. Il presidente? Sì. Presidente, ho sentito la voce del padrone. Bentornato. No, il padrone, no, qui padrone non ne abbiamo. Siamo tutti collaboratori. Però no, c'è allora, non ho la videocamera, presidente. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Oh, consigliere Valente. Mancava lei, siamo a completo. Vabbè, completo perché c'è lei. Oggi seguire. Siamo qua. Cioè, oggi, siamo qua. Presidente, oggi stanno salutando tutti, ma stanno salutando tutti. Quando lei non c'è, non saluta mai nessuno che... Ma cosa da pazzi, presidente. Ora io mi auguro che questo problema di coronavirus non prenda ulteriore campo, perché sarebbe bello poterci riunire nuovamente in aula consigliare. Però aspettiamo gli eventi. Dottore Manpre, ci per l'auspicio è questo meglio il coronavirus, presidente. Sì, presidente, ha ragione. E purtroppo la situazione sanitaria è quella che non vedo l'ora, proprio lo dico anche in registrazione, proprio di stringerla forte forte e darle un bellissimo bacio e un abbraccio. Beh, l'abbraccio è questo, il bacio, insomma, lo devo mettere nella porta, perché di solito io produco il bacio al femminile. Non si sente nulla. E allora, dottore Manfreda, saluta il signor Cardinale Luigi. Ah, ricambio. Ricambio. Allora, ci sono comunicazioni che sono io non ho come persone. Lui non è. Allora, ricordo che riguarda la commissione cultura del Consiglio Comunale, perché mi sono sentito... Non si sente niente, presidente. È il problema del cellulare o di come è messo nelle mani. Mi sentite? Mi sentite? Molto male. Molto male. E si vede che la... Ora sì. Però è scappato tutto. Mi sentite ora? Era l'audio del consigliere Susin aperto, per questo.
Presidente, forse c'aveva la dentiera che ballava e non si capiva nulla. Lo so, ma voi dovete fare attenzione a tutte le varie sfaccettature. Lei pensasse per lei. E allora, ho parlato nuovamente con il Presidente della Commissione Cultura, perché c'era stata quella riunione sulle festività natalizie, ma sembra che in virtù di ciò che stiamo in un certo qual modo attenzionando, non solo noi ma soprattutto l'amministrazione comunale, hanno deciso per il momento di soprassedere a quello che avrebbero voluto fare. Usciranno con un bando unico per circoscrizione, sempre che non si aggravi la situazione del coronavirus. Quindi aspettiamo questo bando e poi decideremo di conseguenza. Questa, se non sbaglio, era stata un'interrogazione da parte del consigliere di un consigliere Pernice, Presidente. Esatto. Poi per quanto riguarda il consigliere Sino, al quale io ho mandato una nota dicendo che prima di convocare, a parte che dovremmo convocare sempre in videoconferenza e non so se il sindaco parteciperebbe con tutti i problemi che ci stanno, ma per carità, prima di invitare il sindaco io sto scrivendo a chi di competenza per sapere il perché Cruillas ha questi problemi per quanto riguarda l'illuminazione, i marciapiedi e tutto ciò che mi è stato così posto in interrogazione dal consigliere Sino. Quindi prima acquisiamo le motivazioni e poi nel caso le devolviamo al sindaco per avere una risposta politica, anche, ma penso non solo politica, ma anche amministrativa, perché lui per ora ha la delega al bilancio, patrimonio e cose varie. Posso poi? Come? Posso intervenire? Sì, intervengo. Sì, Presidente, io ieri ho ricevuto la sua nota. La richiesta che io ho inoltrato di incontro col sindaco, se ha letto in oggetto, non chiedevo soltanto un incontro col sindaco, ma credevo contestualmente l'incontro col sindaco e l'incontro con i responsabili dei settori di competenza, proprio per questa motivazione, nel senso, fondamentalmente qua c'è da capire il da fare, perché è chiaro che non era soltanto una convocazione nei confronti del sindaco alla questione, ma il sindaco in qualità di vertice dell'amministrazione comunale che ha la responsabilità politica ed insieme a questi responsabili di settore poteva essere un percorso da fare per una problematica che esiste, che è grave, che è stata presentata da diversi consiglieri e tra parentesi, prima di fare questo incontro col sindaco, lo ripeto, con i responsabili di settore, oppure io ho depositato interrogazione e risposta scritta. Siccome la problematica si è ripetuta, l'abbiamo detto in tutti i modi, ed è una problematica grave anche in considerazione della conformazione, diciamo, del quartiere Cruillas, io auspico che questa richiesta venga inoltrata, ovviamente come detto da lei, ai responsabili di settore, ma anche al sindaco per renderlo edotto e soprattutto per capire l'amministrazione comunale cosa intende fare rispetto a questa problematica. Va bene, ne ho preso nota. Va bene, consigliere Sino, vedrò un pochettino di assolvere a questo compito. Grazie. Va bene. Comunicazione da parte dei consiglieri? Presidente, di nuovo io, se posso. Sì, vai. Qualche consiglio fa avevo richiesto al vicepresidente che mi ha detto che le ha fatto rispetto alla problematica sicuramente meno grave, non è neppure una problematica, se si ricorda qualche
tempo fa lei aveva invitato i consiglieri a segnalare quelle vie dove bisognavano, diciamo, avrebbero bisognato del posizionamento dei gettini dei cestini gettacarta, scusi. Noi ai tempi l'abbiamo segnalato, io e qualche altro consigliere, le strade dove secondo noi era opportuno un attimino, Sino, per gentilezza i colleghi possono chiudere i microfoni perché si sente un po' malino. Grazie. Vai. Sì, ok. Ripeto fino a dove ha sentito, presidente. No, ho sentito tutto, vai, continua. Io personalmente avevo, diciamo, richiesto che alcuni cestini gettacarta potessero essere posizionati in via Conceria. Alla fine, diciamo, il consiglio ha approvato pure una mozione che è stata già deliberata, quindi, diciamo, cioè, volevo sapere in ordine a questo suo invito che ha fatto i consiglieri rispetto al posizionamento dei cestini gettacarte, se c'erano novità. Grazie. Ok, va bene, provvederemo di sollecitare chi di competenza, perché è giusto che sia così. Va bene. Presidente, mi scusi, posso intervenire? Chi sei? Fabio. Sì, vai. Innanzitutto è un piacere rivederla, caro presidente, glielo dico dal cuore, veramente. Va bene, grazie. Non glielo dico per piaggeria, ma è la verità. Allora, io sembrerò stolido, ma all'epoca anzi ne ha parlato, ma non si capisce nulla. Potrebbe ripetere la questione, quella legata al fatto del Capodanno? Io le chiedo scusa se si deve ripetere, ma non ho capito nulla perché l'audio era disturbato. Ho parlato con Bertolino e avevano loro pensato di coinvolgerci nel cercare spazi per poter fare qualcosa, ma la cosa è di difficile attuazione, in quanto con le nuove norme sul coronavirus è impossibile fare ciò che loro avevano preventivato in tempi non sospetti. E allora, siccome vorrebbero sempre che non ci sia un'ulteriore impennata di coronavirus, ora stanno predisponendo un bando unico per ogni circoscrizione. Praticamente saranno loro un pochettino a decidere il da farsi, in modo tale ci sia uniformità con tutte le circoscrizioni, però con il beneficio di inventario, perché attuare il problema pandemico, speriamo di no. Quindi siamo in attesa che poi la commissione di pertinenza ci comunichi o ci faccia avere il bando se riescono loro a portarlo avanti. Presidente, grazie, posso? Grazie. Va bene, pernice? Ok. Presidente, posso la comunicazione? Sì. Presidente? Ascolti, buongiorno Presidente, comunque è un piacere, noi ci siamo visti pure ieri Presidente, mi fa sempre un piacere averlo, diciamo, sempre tra di noi. Presidente, ascolti, io la mia comunicazione è per quanto riguarda il disserbo, diciamo, perché ho fatto tantissime richieste per il disserbo del quartiere San Giovanni Apostolo e giustamente ho saputo che la Reset sta passando un pochettino dei brutti problemi, diciamo, per quanto riguarda che giustamente di cassa integrazione, quello che sia. Io volevo sapere, Presidente, questo disserbo chi lo deve fare? Perché essendo che la RAP li passava a loro, giustamente abbiamo tutte le strade qua del quartiere piene di erbacce, addirittura stanno diventando alberi, tutte queste erbacce stanno diventando albero. Quello che dico io, questo lavoro, questo servizio, chi lo deve fare ora? Essendo che questo servizio va sempre a peggiorare. Grazie Presidente. E allora consigliere Nona, scriverò alla RAP, perché è la RAP che poi darà indicazione alla Reset. Comunque io vorrei consigliere una cosa, consigliere Nona, lei non ha delle capre?
cioè, dai quei quattro capre li facciamo pascolare. va bene, e comunque non dubito, ho preso l'appunto, di coinvolgere la RAP in modo tale che dia direttiva alla Reset, va bene consigliere? No. Grazie presidente. Però ripeto, se lei ha quattro capre o pecore, vabbè, veda, così stringiamo i tempi. Va bene, grazie. Grazie a lei. Ci sono altre comunicazioni? Presidente, io purtroppo devo uscire. C'ho... Faccia attenzione. Va bene. Faccia attenzione. Grazie. Esco pure io, presidente, esco pure io. E siete due. Poi c'è qualche altro che esce? Dottore Manfredi, quanti sì, siamo? E allora... Alle ore, innanzitutto, alle ore, ora sono le, alle 12.04, escono Nona e Valenti. Ma stanno andando al CEP con le capre, dove stanno andando? Quindi al momento dovremmo essere 8. Siamo 8. Sulla carta. Sulla carta. Va bene. Va bene. Allora proseguiamo. Vi sono interrogazioni o qualcosa di cui qualche consigliere aspetta qualche risposta? Consigliere Susino, vada. Si accomodi. Presidente, io esco pure. Mi auguro una buona giornata a tutti. Altrettanto. Presidente, bisogna sostituire Nona. Nona, sì. E Sino nel collegio degli scrutatori. Sì, e allora li sostituiamo con Cannella e Susino. Sì, presidente, posso? Lo facciamo per appello nominale, così vediamo se c'è qualche altro che uscì. Va bene. Va bene. Sono... Presidente, posso? Un attimino. Vada con l'appello, dottore Manfredi. Nona e Sino con... Abbiamo detto... Con... Cannella e Susino. Cannella e Susino. Per appello nominale. Sostituzione Nona e Sino. Aresu. Aresu sta partecipando alla sostituzione. Io sono rientrato, mi è caduta la linea, dottor. Sì, come vota la sostituzione di Nona e Sino nel collegio degli scrutatori con Cannella e Susino? Favorevole. Favorevole. Cannella? Favorevole. Di Muli? Ecco, Di Muli è assente. Nona assente. Maraventano? Astenuto. Astenuto. Di Muli come ha votato? È assente Di Muli, non c'è. Va bene. Pernice? Pernice come vota? Pernice come vota? Consigliere Pernice come vota? Favorevole, favorevole. Favorevole. Sino? Niente, è assente. Susino? Favorevole. Tumbarello? Favorevole. Valenti è assente, ha detto che è uscito. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 presenti. Approvato a maggioranza con un astenuto. Il presidente Maraventano. Va bene. Va bene. Quindi approvato a maggioranza. Consigliere Susino, si può
può accomodare. Sì, grazie. Stacco i microfoni, attacco la videocamera, così lei mi guarda anche per quanto sono... Presidente, sì, lei aveva chiesto un po' poc'anzi se qualcuno avesse qualcosa da ricordarle, insomma, o da rinnovare, se non altro. C'era un'interrogazione, un invito per quanto riguarda la, diciamo, centrale di distribuzione Enel di Piazza Mare Francese. Volevo chiedere, che diceva, Presidente? Non la gentilezza, il microfono sono meglio più vicino la bocca. Presidente, io non lo sento. Dico, si avvicini al microfono perché si sente pianissimo. Ah, sente piano, ho capito. Adesso mi sente? Adesso mi sente? No, io mi non sente? Sento da qui. Sento ma un attimino che stiamo cambiando telefonino. Ah, va bene, prego. Un attimino solo. Faccia con comodo, non ti preoccupare. E allora, via. Allora, volevo chiederle la cortesia, atteso che lei aveva, diciamo, ci aveva invitato nel ricordarle, rammentarle o sollecitarle, diciamo. Ma io sento un fischio, Presidente, amica, mi sta facendo stancare oggi, Presidente. Sei riuscita a sentire poco. Gentilmente, consigliere Susino, vuole ripetere perché qui c'è stata una piccola interruzione. No, non si preoccupi, ci mancherebbe altro. Allora, volevo chiederle, visto che lei aveva, ci ha coinvolto appunto, se ci fossero, diciamo, delle questioni in sospeso, no? Mi pare di aver capito, se ci può fare la cortesia di sollecitare l'invito, peraltro, diciamo, riprodotta in ogni ordine del giorno, sulla questione di Piazza Mario Francese nella centrale di distribuzione Piazza Mario Francese. Scusi, mi mancava un pezzo. La centrale di distribuzione è nel Piazza Mario Francese, tenuto conto delle lamente, diciamo, dei residenti, fortemente preoccupati peraltro da questa presenza, diciamo, della centrale. La ringrazio. Presidente, il microfono devi attivare, se no non si sente niente. Ora mi sì. Sentite? Ora sì. E allora, siccome mi sta chiamando il dottor Brucato, che dobbiamo portare avanti un problema che riguarda la nostra circoscrizione, devo uscire, diciamo, da questo contesto e passo la palla alla consigliere Tombarello. Sì, ecco. Grazie e buona giornata. Sì, eccomi. Va bene, grazie, buona giornata, ragazzi. Arrivederci. Io non posso fare altro che constatare l'assenza del numero legale perché siamo in 5 e quindi dichiarare chiusa la seduta. Quindi ora, mi scusi un secondo, ore siamo alle 12:12. Esce il presidente. Esce, assume, presenti 5, assume sì. La presidenza il consigliere Tombarello, che constatata la mancanza di numero legale, alle ore 12:12 chiude la seduta. La rinvia a domani. E la rinvia. Credo che per domani non sia convocata. Siamo in prosecuzione. A domani in prosecuzione.
Va bene. Grazie e buona giornata.